Hanno chiesto diverse cose, di compararle a scarpe simili di Nike, per esempio Infinity React, rispetto a queste cosa ne dici? Giovedì è saltata agli occhi a tutti l'intenzione, nemmeno così velata, di Nike di offrire il più grande e-commerce mondiale per quanto riguarda le scarpe sportive. Non a caso il CEO di Nike proviene proprio da quel mondo, essendo stato un dirigente di eBay e CEO di ServiceNow. Tra l'altro, giovedì abbiamo notato che le vendite durante il periodo del coronavirus di Nike sono diminuite solamente del 38%, quindi diciamo che il settore, tra virgolette, ha tenuto. E questo cosa significa per noi iscritti al canale? Significa semplicemente che se Nike vorrà davvero portare il 50% delle vendite online, farete più fatica a trovarle nei negozi, ma al tempo stesso gli sconti aumenteranno e inoltre il numero di scarpe a disposizione, il numero di modelli a disposizione sarà significativamente maggiore rispetto a quelle attuali. In sintesi, questa è una buona notizia, prezzi più bassi, scelta maggiore, di conseguenza noi podisti amatori dobbiamo sicuramente essere contenti. E in effetti, quanti modelli in più ci sono rispetto a 10 anni fa? Tantissimi. È di qualche giorno fa la notizia che è stato introdotto il modello di scarpe da running per il golf. Inoltre sono state aggiunte le Jordan Renegade pensate davvero per correre e infine è stato introdotto il modello Space Hippie prodotto con materiali assolutamente riciclati e con l'intersuola in Zoom X tra l'altro e di conseguenza non vediamo l'ora di testarlo nelle prossime settimane. E voi mi direte, non dovevi parlare delle Nike Pegasus 37 dopo 200 miglia? In effetti sì, questo è l'obiettivo, le Pegasus 37 si sono mostrate migliori rispetto a quello che pensavamo 2 settimane fa. Ma che cosa è cambiato nel nostro modo di pensare? In effetti, col passare dei chilometri, la schiuma React si è mostrata più morbida, più confortevole e la corsa si è fatta più leggera nel corso del tempo. È quello che gli americani chiamano break-in e di fatto non pensavamo che succedesse, ma l'aggiunta importante di schiuma React ha fatto sì che anche questa scarpa potesse mostrare segni di miglioramento, proprio come il vecchio vino, dopo 200 km. Nella versione precedente non abbiamo aggiunto che è stato introdotto anche il modello FlyEase, che è pensata per avere una lacciatura molto più semplice. Nelle ultime 3 settimane abbiamo guardato tutti i vostri commenti e abbiamo cercato di rispondere in maniera dettagliata a quello che ci avete chiesto. Abbiamo aggiunto il confronto con quasi tutte le scarpe Nike, non abbiamo aggiunto le Renew Run, che sono le scarpe entry di questa marca, che a quanto pare sembrano davvero interessanti e che ho comprato per mia figlia Silvia. Sappiate che dai siti giapponesi, in particolare dal famoso Rollouts 13, è indicato che nelle prossime settimane sarà anche introdotta la Vomero 15, che dovrebbe, secondo le indiscrezioni, avere uno Zoom X e di conseguenza questa è una cosa che secondo noi potrebbe rivoluzionare nuovamente il mercato della scarpa. Prima di lasciare la parola ad Andrea, 2 parole sulla tomaia. Non è esattamente, anche se lo sembra, simile a quella delle Pegasus Turbo 2. In effetti sembra meno traspirante, ma di sicuro è più resistente. Diciamocelo chiaramente, contrariamente alle aspettative, di fatto trattiene una quantità importante d'acqua, l'abbiamo stimata pari a essere 90 grammi, di conseguenza la scarpa diventa davvero pesante una volta corso sotto un acquazzone. L'unico modo di ridurre il rischio di avere un piede bagnato dopo 3 minuti di corsa è comprare una scarpa con una tomaia in Gore-Tex. È disponibile per il modello 36, ma non ancora su quello 37. È anche disponibile la Pegasus Turbo 2 GTX, con la quale sicuramente riuscirete a correre 1 ora senza essere inzuppati dalla testa ai piedi. L'altra possibilità è quella di utilizzare le Pegasus Trail, di cui per ora non abbiamo ancora parlato. Vedremo se nelle prossime settimane riusciremo a farlo. Ora vado a sentire Andrea che come me ha testato la scarpa per oltre 200 km, sentiamo cosa ne pensa e poi tornerò qua per le conclusioni finali. Andrea, allora com'è andato l'allenamento di oggi? Sta iniziando a piovere, tra l'altro, non so se riusciamo a finire il Speriamo, video. beh, stranamente in questo periodo sta iniziando a piovere. È andato benissimo l'allenamento, Max. Abbiamo tirato come due dannati. Ma cosa ne pensi dopo 200 km, ne hai fatti anche di più di queste Pegasus 37. Allora, diciamo che ci vorranno un po' di chilometri per apprezzarla, diciamo almeno 3 uscite. La scarpa è diventata sicuramente più morbida di come era all'inizio. Avevo detto che avevo paura delle fasciti, avevo paura di questa suola poco flessibile. La scarpa si è lasciata un attimino andare ed è diventata davvero ancora più comoda.
E confermi la tua impressione iniziale sull'utilizzo per le distanze, quali distanze riutilizzeresti? Allora, scarpa testata praticamente in tutte le condizioni, e in tutte le varie tipologie di allenamenti che conoscevo e mi venivano in mente, e devo dire che avevo paura di usarle sul lungo perché le sentivo un po' cedere all'interno. Invece senza problemi, ho fatto un lungo relativamente lento per i miei standard e non mi ha dato assolutamente problemi e sono arrivato anche con la gamba bella fresca, quindi le userei tutti i giorni. E sensazioni sul bagnato? Abbiamo visto che sta piovendo e che anche settimana scorsa nel mio lungo ha piovuto. Cosa ne dici? Allora, ecco, se dobbiamo trovare il punto negativo, quando Max dopo mi farà la domanda, negativo, punti negativi o positivi. Sì, con la pioggia è davvero un problema. Non tiene bene il terreno come lo tiene sull'asciutto. Sull'asciutto davvero è incollata al terreno, sento proprio che prende e strappa via, invece sul bagnato, complice il battistrada molto duro, la gomma molto dura, non fa tanta presa e si scivola abbastanza. Mi ricorda le mie vecchie Ghost che sul bagnato non riuscivo proprio ad usarle. E quindi, secondo te, a livello di battistrada, la gomma più dura cosa, che impatto ha sul comportamento nella corsa? Allora, la gomma più dura non me l'ha fatta rovinare dove di solito ho il maggior consumo, quindi su quello sono molto contento, mi sembra molto più duratura rispetto al solito, a 200 km praticamente nuova, tutto compromesso perché comunque ho un ottimo grip sulla pista bianca e sull'asfalto asciutto. E a livello di durata abbiamo visto che il battistrada non si rovina come il modello precedente. Esatto, il battistrada è perfetto e devo dire che anche la schiuma in React non ha quelle pieghe che avevano cioè le ultime scarpe Nike, appena le mettevi si facevano tutte le rughette. Ci hanno chiesto diverse cose, di compararle a scarpe, per esempio Zoomfly, rispetto a queste, cosa Bravo. ne dici? No, guarda, la Zoomfly si avvicina molto per la corsa di avampiede. Il cuscinetto si sente che è bella ammortizzata in avampiede e mi fa spingere di avampiede, quindi si avvicina molto alla Zoomfly. Diciamo che non ha la stessa spinta però. Una scarpa simile è la Vomero 14 per dire, questa qua è un pochino più morbida, la Vomero 14 un attimino più secchina, però si avvicina molto. E invece Andrea, rispetto alla Epic React, cosa ne dici? Allora, di reattività siamo lì. Io non mi ero trovato male con la Epic, comunque, ripeto, in quarantena l'avevo usata spesso per fare i lavoretti. Questa scarpa con tanto grip e questa reattività si avvicina molto, anzi, forse la supera. E invece rispetto all'Infinity React? Amo. Rispetto all'Infinity React, io la sento un attimino che c'è dall'interno, infatti se sono un lieve pronatore non la userei come scarpa. Ecco, questa è l'unica nota dolente, diciamo, per un lieve pronatore, la Pegasus 36 forse la riuscivo ad usare anche se aveva un po' di il Flyknit che non la rendeva stabile, questa però messa al piede un pochino cede all'interno, in effetti sì. Rispetto alla Pegasus Turbo 2, perché comunque noi le abbiamo provate tutte alla La fine. Pegasus Turbo 2 è un altro tipo di scarpa, molto, molto più soffice. Io la trovo un po' meno reattiva per assurdo, perché davvero questa scarpa qua comunque mi ha fatto spingere abbastanza forte. Invece rispetto alle Streak 7. Le Streak è un'altra scarpa, nettamente più leggera, nettamente più da gara. È ovvio che l'avrei usata solamente in gara. Manco ci faccio i riscaldamenti io con quella scarpa lì, quindi la userei in accoppiata con questa, per dire sono proprio due scarpe troppo diverse, una leggerissima e da gara e questa qua comunque dei litri. E invece se dovessi correre un lento lento, useresti questa oppure le React Miler? Guarda, le Miler non ho ancora avuto il piacere di provarle, ma io lenti lenti li faccio comunque tranquillamente con queste Pegasus. Mi sono trovato bene da fare lenti a 4,50, 4,30, anche a 4,15, quindi lenti svelti e a farci lavoretti con te, Max. Quindi E su distanze più lunghe, oltre 50 km, le usereste oppure no? ecco, forse
forse andrei su un'altra scarpa. La Clifton che avevo provato forse rimane comunque una scarpa da ultra. Questa ho paura che dopo a lungo andare alle ginocchia mi dia qualche problema. E invece una domanda relativamente alla tomaia, c'erano due considerazioni che ci avevano fatto, la prima sulla resistenza della tomaia, la seconda sulla traspirabilità. Allora, sulla traspirabilità lascio la parola a Masi perché io comunque mi sono trovato bene. Non è come la 36, è più carrozzata e essendo più carrozzata è anche più stabile, secondo me, della 36. È sicuramente più resistente e anche l'allacciatura secondo me è molto comoda perché riesco a tirarle forte ma non mi dà fastidio la corda del piede. A livello di durata, confermi che sono. Sì, non ha benché minimo cedimento da nessuna parte, direi ben fatta. Tra l'altro abbiamo visto i dati di Stride e confermo che comunque i numeri sono molto simili sia all'inizio che adesso. Quindi vuol dire che tiene bene, vediamo, gli 800 km ci arriva tranquillamente, qualcuno riuscirà a tirarla di più. Io la porterò tranquillamente agli 800 e poi la pensionerò lo stesso e la userò per andare a fare gli aperitivi forse. L'ultima domanda, secondo te quali sono i punti di forza e debolezza di questa scarpa dopo le oltre 200 km? Eccola qua la domanda, punti di debolezza facile, il grip sul bagnato proprio no. Per il resto, secondo me, solamente punti di forza. Migliorata rispetto alla 36 in tutto. E guarda, davvero se dovessi andare in vacanza me la porterei sicuramente come unica scarpa d'allenamento. Il mio ginocchio ti assicuro che lo conferma. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima. Ciao, io sono Massi, apprezzerei che vi iscriviate al canale se vi è piaciuta la recensione, ad ogni modo se avete commenti qua sotto e ci vediamo alla prossima, stay strong, ciao!